Amici di Gustare Sicilia, bentornati dal mare limpido e cristallino della nostra isola. Ci salutiamo, ahimè, siamo arrivati ancora una volta ai titoli di coda finali di questa stagione televisiva di Gustare Sicilia, una stagione lunga iniziata nello scorso mese di dicembre che si conclude dunque questa settimana, praticamente dopo 8 mesi di viaggio alla scoperta dei luoghi, dei sapori e delle tradizioni della nostra isola. Una stagione esaltante, divertente, faticosa, ne è valsa ancora una volta la pena. Ognuno dei comuni siciliani che vi abbiamo raccontato quest'anno ci ha lasciato davvero un ricordo indelebile che ci porteremo per sempre nel cuore. Niente paura, perché a partire dalla prossima settimana, amici di Gustare Sicilia, siamo già al lavoro per preparare uno speciale che ci permetterà di raccontarvi ogni giorno agli stessi orari dunque le emozioni più importanti che abbiamo vissuto insieme a voi da casa quest'anno. A proposito, grazie di cuore al grande pubblico di Antenna Sicilia e al grande pubblico di Telecolor. Grazie di cuore, siamo entrati quotidianamente, puntualmente, ogni giorno nelle case di migliaia di siciliani. Gustare Sicilia oramai da diverso tempo davvero è un programma televisivo entrato nel cuore dei telespettatori siciliani. Questo non può che inorgoglirci chiaramente e spingerci a dare sempre il massimo. Accanto a me la mia inseparabile compagna di viaggio Sara Putrino, che con grande gioia, con grande passione, ma voglio dire con grande professionalità, anche quest'anno ci ha presentato i piatti e i prodotti tipici di diverse città siciliane che vi abbiamo raccontato a Gustare Sicilia. Ciao Sara, benvenuta. E ciao Diego, un saluto a te, un saluto al nostro pubblico a casa. Anche quest'anno sì, abbiamo raccontato la Sicilia in tutti i suoi luoghi, luoghi meravigliosi, perché la nostra terra è bella, è una terra che è baciata dal sole e poi mare meraviglioso in qualunque parte della Sicilia. Siamo giunti alla fine ed io con l'emozione al cuore ti dico che anche quest'anno è stata un'esperienza straordinaria che mi ha lasciato, mi ha regalato momenti indimenticabili. Io vorrei ringraziare tutti e non dimenticare nessuno, ringrazio ovviamente tutto il gruppo di Antenna Sicilia, ma poi con il cuore ringrazio voi, il gruppo di Gustare Sicilia, il nostro regista Alessio Armiento, Fabio Di Diobuono, Luca Bivone e poi te, che per me sei un grande maestro. Grazie Diego e grazie al nostro pubblico a casa. Speriamo di rivederci presto, ma voi intanto continuate a cliccare mi piace sulla nostra pagina Facebook. Grazie, grazie di cuore a Sara Putrino. Capite anche l'emozione che proviamo chiaramente dopo questo lungo viaggio che abbiamo condiviso, un viaggio che ha condiviso una squadra affiatata quest'anno, come del resto negli anni precedenti, che ha remato in un'unica direzione con un solo obiettivo: esaltare le bellezze paesaggistiche, naturalistiche della nostra bella terra di Sicilia, la terra, per quanto ci riguarda, più bella del mondo. Grazie di cuore, hai detto bene Sara, ogni volta si ha la paura di dimenticare qualcuno, ma io voglio ringraziare alla fine di questo viaggio dunque i tecnici. Grazie di cuore ai tecnici anche di Antenna Sicilia, l'emissione curata da Gaetano Marano e Roberto Stramondo, la programmazione curata da Carlo Grasso e poi la direzione del nostro gruppo editoriale. Grazie di cuore al dottore Andrea Lombardo, che saluto e ringrazio per la grande fiducia riposta a Gustare Sicilia. Grazie alla direzione del quotidiano La Sicilia, che ogni martedì in modo puntuale di ogni settimana informava i lettori del quotidiano più letto dell'isola con la città che avremmo raccontato in quei giorni. E poi come non ringraziare Paolo Raimondi per Publi Più, Daniele Vesco, Giuseppe e Coco e poi la nostra straordinaria squadra che da 7 anni lavora unita e compatta. Anche io partirei dal mio compagno di viaggio che è Luca Bivona, che è il collega che con me condivide anche il dietro le quinte di Gustare Sicilia. Un grande abbraccio a Luca Bivona che anche quest'anno in modo impeccabile ha curato l'organizzazione generale di questo viaggio. Poi un grande applauso alla professionalità messa in campo anche quest'anno senza lesinare fatiche ed energie. Grazie di cuore al nostro grande regista Alessio Armiento, perché tutte le emozioni televisive, tutte le cartoline che abbiamo puntualmente pubblicato sono opera
di tante ore tolte al suo riposo di Alessio Armiento, che con grande meticolosità ha voluto regalarci grandi emozioni. Grazie al nostro operatore di ripresa Fabio Di Dio Buono, che con il nostro drone vi ha regalato immagini aeree meravigliose. Saluto inoltre Fabio Granato per la Sicilia Web e Laura Raimondi che ha curato la realizzazione grafica. Siamo arrivati alla fine. Buone vacanze, buona estate, grazie per averci seguito. Come promesso, dalla prossima settimana saluto e ringrazio Daniela Fazio, dunque, che curerà questi speciali. Continueremo a rivivere insieme le grandi emozioni di questa stagione televisiva. Attenzione, perché torneremo prestissimo in onda su Antenna Sicilia, l'emittente dei siciliani, la prima TV dell'isola. Grazie a Sara Putrino, in bocca al lupo, grazie di cuore, e tutto da Diego Caltabiano. Un grazie speciale al grande pubblico di Gustare Sicilia, perché se Gustare Sicilia è entrato nelle vostre case è solo merito vostro. Da parte nostra, noi come sempre metteremo in campo la nostra energia, la nostra passione, il nostro entusiasmo per questo lavoro e per questo viaggio meraviglioso, straordinario, che si chiama Gustare Sicilia da 7 anni a questa parte, luoghi, sapori e tradizioni dell'isola. Buona estate, buone vacanze, torniamo presto, ciao!